Allora, abbiamo visto un primo approccio al mercato del fashion per quanto riguarda la Corea del Sud. Andiamo ad approfondire questo tema adesso con un'altra visione di questo bel mercato, con Flavia Milesi, che è appunto un'esperta di mercato coreano e giapponese. Che cosa ci mostri, cosa ci racconti, Flavia, oggi? Cominciamo a condividere lo schermo. Bene, mi Tanto sembra un buon punto di ormai partenza. mi conoscete, per cui sapete già che sono, non ho bisogno di presentazioni, però cerchiamo di condividere lo schermo. Mi riallaccio immediatamente a quello che ha appena detto appunto Debra, l'importanza appunto del brand nella moda anche per i bambini. Quindi io mi focalizzerò un attimo sui bambini e sui pet e sui cuccioli. Per esempio, un drama, un K-drama come il K-pop che sta avendo molto successo è The Glory, dove si parla, vabbè, ci sono anche delle problematiche legate al bullismo, quindi una delle problematiche sociali della Corea e non solo della Corea. Però c'è insomma una delle protagoniste che veste la nipotina appena nata con una tutina rossa marchio Gucci. Ma che cosa dice la nonna, la bimba? Devi stare su una linea di partenza diversa se vuoi arrivare prima degli altri. Questo secondo me è abbastanza importante, anche perché va bene, non tutti i coreani hanno tutta questa estremizzazione nel pensiero, però c'è una vera e propria ossessione per gli articoli di moda di alta gamma e che hanno un brand, anche perché, come diceva Debra prima, sono indossati dagli idol della K-pop, a cui i giovani coreani si rifanno e sono per loro il loro punto di riferimento. Attenzione, ecco, lo sappiamo. Non va. Com'è? Vediamo. Ok. C'è un fenomeno abbastanza importante che si può vedere in Corea, che è appunto quella della generazione dei millennials, ovvero quelle persone nate fra gli anni 80 e la metà degli anni 90. Loro vengono da un'infanzia, hanno avuto un'infanzia comunque molto ricca, benestante. Hanno avuto un'ottima istruzione. Vi ricordo che la Corea è un paese con un altissimo livello di istruzione, si investe, le famiglie investono, hanno investito e tuttora investono moltissimo, non solo investiti in brand, ma anche nell'istruzione. Però queste famiglie, in cui anche anche le donne ad andare a lavorare, sono laureate, quindi vogliono avere un posto importante nella società. Ecco che la famiglia, che resta importante, vi ricordo che la Corea, il nickname della Corea è l'Italia dell'Asia, nel senso che hanno il concetto della famiglia, un po' come l'abbiamo noi, però sono moltissime le famiglie con un solo bambino. E questo bambino, e questi bambini, figli unici di queste famiglie, vengono chiamati Gold Kids perché sono ricoperti letteralmente di oro. Tutti i soldi che, appunto, a partire dai nonni, dagli zii e soprattutto dei genitori investono per i propri figli, per il benessere dei propri figli, non solo per l'istruzione. Infatti, negli ultimi 5 anni, come vi riporto nella slide, l'industria dei prodotti per bambini ha visto una crescita costante, raggiungendo un mercato di circa 5 trilioni di won, 3 miliardi e mezzo di dollari, principalmente tramite la vendita online, soprattutto durante il periodo pandemico, e adesso, appunto, come ricordava anche Debra prima, anche presso i punti vendita nei negozi fisici. Nonostante il declino del tasso di natalità, appunto 0,78 bambini per donna, neanche un figlio per donna, i genitori millennials continuano a investire risorse nel mercato dei prodotti per i bambini, contribuendo quindi alla crescita e confidando che questo ti traduca, diciamo così, in maggiore affetto per i propri figli. Secondo la Korea Federation of the Style Industries, il mercato nazionale degli abbigliamento per bambini, appunto, è cresciuto del 32%. Quindi la moda dell'abbigliamento per bambini legato soprattutto a quello che è anche il discorso della moda del brand e del lusso. Lascio a voi poi la lettura delle slide con più tranquillità. Per esempio, nel department store Lotte, che è uno dei più importanti department store che sono disseminati su tutto il territorio coreano, questa è una fotografia di Seoul,
sono nati questi corner, diciamo così, di corner di abbigliamento per bambini. Il marchio lo conosciamo tutti, è Fendi. Per soddisfare appunto la crescente domanda di abbigliamento e di lusso per i bambini, si stanno aprendo boutique un po' dappertutto. Givenchy, Fendi, Kenzo Kids, Gucci, come abbiamo visto prima, appunto riportato anche nel drama. Un'altra tendenza che da noi funziona poco, in Italia è poco utilizzata questa tendenza, anche se quantomeno nella mia città io vedo che sta iniziando a prendere piedi, che sono di Bergamo, e ci sono dei negozi che fanno queste, che danno queste proposte. In Asia, in Giappone come tendenza iniziale e anche in Corea, c'è questa voglia di essere famiglia anche tutti vestiti allo stesso modo, soprattutto mamma e figlia. Un po' è legato anche al concetto kawaii giapponese, che è passato anche nella cultura coreana, e questo voler tornare un po' bambini con i propri bambini. Ecco che creare, quindi questa potrebbe essere un'idea per i produttori di abbigliamento, creare una linea per la mamma e per la bambina. Vediamo la mamma e la bimba col pigiama, pronte per appunto dopo la toilette, se sono in bagno, o la famiglia, vedete che il colore si ripete, l'abbigliamento è molto simile, il papà uguale al suo bimbo, la mamma uguale alla bimba, o addirittura nei capospalla. Quindi questo è un trend molto diffuso. In realtà, vi ho messo fra parentesi il kimono perché comunque nella cultura sia coreana che giapponese, in Giappone col kimono, il kimono può essere sviluppato in taglia grande e in taglia piccola, lo si vede in particolare festa, uguale per la Corea hanbok. Hanbok è il costume tradizionale coreano, che è sviluppato piccolo, resta uguale anche per i bambini. Quindi questo è importante da tenere presente. Chiaramente per i bambini, come vi dicevo all'inizio, non si parla solo ed esclusivamente di capi di abbigliamento, ma c'è anche tutta una serie di accessori e di giocattoli, tutti proiettati all'educazione del figlio. Siccome sia la mamma che il papà lavorano, però vorrebbero essere dei genitori perfetti, che sono in grado di dedicare il tempo necessario anche all'educazione del proprio figlio, ecco che sono nate delle piattaforme online, per esempio, per la cura, l'apprendimento e la cura emotiva. Ogni 2 mesi, se ci si iscrive, vengono spediti a casa dei giocattoli educativi che vanno di pari passo alla crescita e all'evoluzione del bambino, oppure prenotazioni di attività e alloggi specializzati per bambini, oppure appunto giocattoli con consegna che sia regolare. Lo diceva prima anche Debra, quindi tutto quello che può essere sostenibile lo vediamo anche in altri prodotti, tutti i prodotti che girano intorno al mondo del bambino, quindi a partire dai pannolini come i bosomi, che devono avere un packaging, quindi la carta, non plastica, ma devono essere avvolti in carta, oppure tutti i detergenti, o come l'abbigliamento della North Face Kids, che viene fatta con materiali riciclati. E vi ricordo che i coreani sono molto avanti nella produzione di tessuti tecnici proprio con materiali comunque di riciclo. Quindi questo velocemente per quanto riguarda l'aspetto dei cuccioli di uomo. Parallelamente si sta sviluppando un mercato molto, molto fiorente per quanto riguarda l'animale da compagnia. Attenzione, loro preferiscono in Asia, in Corea del Sud, definire animale da compagnia piuttosto che animale domestico, perché l'animale domestico sembra qualcosa di più simile a un giocattolo, mentre l'animale da compagnia è proprio l'animale che fa parte della famiglia, pensando al fatto dell'invecchiamento anche di persone che sono da sole, persone anziane che vivono da soli e hanno la pensione, magari anche un buon reddito, hanno appunto in casa un cucciolo di cane o di gatto, più gatto che cane, perché soprattutto nelle zone molto abitate, dove ci sono vicini, troppo vicini, i gatti tendenzialmente non fanno troppo rumore, a differenza del cane che può abbaiare. Comunque l'animale da compagnia per anche alleviare quella che è la solitudine, e un grande boom c'è stato appunto durante la pandemia, quando bisognava stare in casa.
Ci sono 8,6 milioni di animali domestici in 6,38 milioni di famiglie in Corea del Sud. Quindi c'è una spesa costante mensile per questi membri, assolutamente dei membri della famiglia. Eccoli qua. Quindi questo vi ho messo proprio una fotografia un po' esagerata. Però si vedono effettivamente queste scene a Seul sono assolutamente frequenti. C'è addirittura una via a Seul che è soltanto una via completamente dedicata al mondo pet, a partire appunto dai negozi per alimenti, per i parrucchieri, chiaramente veterinari e abbigliamento e quant'altro. Quindi il mercato dei prodotti e dei servizi per animali domestici è cresciuto circa del 14,5% e raggiungerà ed è in continua crescita fino ad arrivare a 6 miliardi di won entro il 2027. Quindi questo potrebbe essere uno spunto interessante per chi produce appunto abbigliamento, magari a degli scarti di tessuto, degli avanzi di scampoli che può dedicare alla produzione di abbigliamento per i cuccioli. E quindi la tendenza della moda per gli animali domestici rispecchia quella dei vestiti per i bambini. Quindi, se vanno di moda i vestiti per i bambini brandizzati, lo stesso vale appunto per questi animali da compagnia che sono parte integrante della famiglia coreana. Quindi la strategia è quella di potenziare il marchio esistente incoraggiando gli acquisti di capi simili piuttosto che cercare di ottenere altri ricavi con una linea di abbigliamento per animali domestici a sé stante. Ecco, questo non sono riuscita a tradurvelo, però comunque si vede bene il trend di crescita. Questo è proprio legato alla crescita del mercato degli animali domestici in Corea, che per il 2026 c'è scritto 7.000 won in coreano. Quindi quello che vi dicevo prima non è solo legato al mondo del fashion per il cucciolo di casa, ma anche tutto quello che ruota intorno. Quindi vedete in questo negozio che è una vera e propria boutique, questa è una catena che c'è, io ne ho viste parecchie di queste catene a giugno a Seoul, che hanno appunto anche le cucce che sono particolari, brandizzate, magari uguali al tipo di abbigliamento, azzurre o rosa, secondo se appunto abbiamo un cucciolo maschio o un cucciolo femmina. Guardate questa cagnolina, addirittura le tinte per i peli dei cani, oppure gli abbigliamento che sono molto simili appunto a questa umanizzazione dell'animale. Quindi questo è stato un excursus un po' veloce appunto per completare quello che era il discorso che ha fatto Debra prima per quanto riguarda la moda. Grazie, grazie a entrambe, grazie Flavia per questo che è stato l'ultimo intervento, ma grazie anche prima a Debra per questa visione generale del marchio, del paese Corea del Sud, ma soprattutto anche del focus particolare, dell'attenzione, delle potenzialità che ci sono sul settore moda, traslato su versione umani, grandi e piccoli, o sul mercato dei pet, degli animali da compagnia, l'allargamento della famiglia per i coreani anche agli animali domestici.